Stecca il Napoli all'esordio allo Stadio Adriatico di fronte ad un Pescara che alla fine può anche recriminare per due punti persi. Il doppio vantaggio con cui gli abruzzesi hanno chiuso il primo tempo non è bastato per portare a casa un successo che sarebbe stato clamoroso ma per nulla immeritato per quello che si era visto in campo nella prima ora di gioco. Per la squadra di Maurizio Sarri, orfana di Higuain, un avvio non esaltante con Mertens che nella ripresa evita una clamorosa sconfitta. Si comincia dinanzi a spalti quasi gremiti, qualche vuoto solo nella curva ospite. In campo il Pescara lo stesso della gara con il Frosinone, con Caprari unica punta di ruolo e Coda Gyomber al centro della difesa. Gli azzurri giocano come previsto con Gabbiadini punta centrale e Milik in panchina. Sul fronte offensivo c'è anche Lorenzo Insigne, ex biancazzurro proprio come Sarri. L'avvio è come da copione di Marca Partenopea. I ragazzi di Massimo Oddo prendono coraggio e così al nono Benali sul filo del fuorigioco riceve palla da Verre davanti a Reina, non sbaglia mettendo il pallone in rete per il meritato vantaggio. I padroni di casa non mollano e qualche istante dopo è Biraghi a chiamare ad una parata strepitosa l'estremo campano. Sarri si dispera dalla panchina con i suoi ragazzi che si scuotono e che all'undicesimo si rendono nuovamente pericolosi con Calleion che sfiora il pari. I campani che non si aspettavano questo avvio degli abruzzesi barcollano. Amsic cerca di prendere per mano la squadra ma i reparti appaiono scollati. I partenopei fanno poco e si rivedono però al 24esimo con un tiro di poco alto di Valdifiori dai 30 metri, ma il Pescara disegnato dal tecnico biancazzurro è più che mai cinico e così al 35esimo arriva il raddoppio con Zampano che si invola sulla destra e mette a centro area per Caprari che fa 2-0 facendo esplodere la gioia dei quasi 20.000 tifosi presenti sugli spalti. La ripresa si apre con il Napoli all'assalto e con Sarri che manda all'ottavo minuto in campo Milik, Mertens per Gabbiadini ed Insigne. Cambia così l'attacco e così cambia anche il punteggio che vede segnare al 15esimo proprio Mertens il gol del 2-1. Passano pochi minuti al 18esimo, Mertens approfitta di una bambola di coda segnando il gol del 2-2. Il Napoli continua a premere ma non concretizza le azioni. Il finale di gara vede così il copione già scritto con gli ultimi attacchi degli ospiti ed il Pescara a difendere il meritato 2-2.